Abbiamo due vice coordinatori provinciali che sono Domenico Fagiolo, che si occuperà dell'area centro-nord, e abbiamo l'area Capitanio che si occuperà del centro-sud. Abbiamo la portavoce Cristalia Papavangelio, abbiamo il responsabile degli enti locali che è il consigliere comunale Enrico Cederone. Tra l'altro oggi a Frosinone salutiamo con piacere gli ingressi di Petricca e di Sementilli, l'assessore e consigliere comunale al comune capoluogo. E abbiamo un responsabile della segreteria del tesseramento, dell'organizzazione e della comunicazione che è il generale Antonio Vitale, e abbiamo un responsabile degli enti sovracomunali che è Patrizzi. Quindi penso che oggi la struttura è pronta, prossimamente avremo il direttivo provinciale che sarà composto da eletti e coordinatori comunali di tutti i comuni in quali siamo rappresentati. Quindi penso che oggi sia stato veramente un cambio di passo importante, perché la crescita forte che questo partito qui a Frosinone in provincia sta avendo necessita di una struttura che sappia cogliere al meglio le attività, le iniziative e il lavoro sul territorio quotidiano al servizio della città e dei cittadini. La nostra intenzione è quella di dare una struttura fissa e permanente al partito, la quale si avvarrà soprattutto dei rappresentanti, che poi sono quelli che, stando sul territorio, sono il termometro, cioè sono quelli che ci devono dare quei feedback positivi per ridare poi risposte ai cittadini. Quindi questo già fa capire quale sarà l'intendimento di strutturare il partito. Poi la complessità verrà affrontata anche negli ingressi, perché ci saranno sicuramente molti ingressi, molte persone che si vogliono avvicinare a noi. Noi chiaramente, come abbiamo detto in conferenza stampa, siamo interessati alle persone che vogliono veramente spendersi e spendere il loro tempo, la loro voglia, il loro impegno sul territorio per risolvere i problemi dei cittadini.